Una cosa, ma ci dobbiamo aspettare tutto l'anno a partire così, che noi ci attrezziamo di così. Ancora no, vabbè, insomma, un esordio bello, però insomma, forse qualche rischio di troppo, no? Io direi che ha fatto i primi 25 minuti loro bene, ci hanno messo in grossa difficoltà perché non si era capito ancora il meccanismo come prendere il mediano basso, ci hanno messo in difficoltà per 25 minuti, poi credo che alla fine, dopo il 25esimo primo tempo, abbia giocato meglio il Catanzaro, l'ha dimostrato, creando occasione da gol, facendo gol, su 3-1 purtroppo c'è stato un episodio a nostro sfavore che il rigore dove c'era il fallo di mano e poi porterà anche la palla, però ci sta tutto la fine di campionato. Faccio i complimenti al Barletta che ha corso per 98 minuti e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi sul 3-3 a non mollare, perché sul 3-3 di solito le squadre le perdono queste partite. Noi siamo stati bravi a tenderci, a portare a casa il risultato pieno, che è quello che chiedo sempre ai miei ragazzi, mai accontentarsi, cercare sempre la vittoria. Mi sembra evidente che il Catanzaro quest'anno che lei ha costruito una squadra a trazione integrale, questo va benissimo per carità, però insomma magari contro le squadre un po' più attrezzate potrebbe creare appunto qualche difficoltà, o no? No, le difficoltà me le creano le squadre meno forti, perché vengono, si difendono e ripartono. Quando ripartono non ti fanno male, perché noi siamo sempre in 5 là davanti, con gli attaccanti di esterni siamo quasi sempre 5 là davanti. Quindi con le squadre alla pari credo che Catanzaro verrà fuori alla grande. Con le squadre piccole si soffrirà di più, però chi è allo stadio deve venire anche forte di cuore, perché con questo ritmo è dura. Però finché si vince è bello, quindi oggi abbiamo vinto contro un buon Barletta dove, come ho detto, gli ho fatto i complimenti. Però alla fine quello che interessava a noi, come ho detto in settimana, erano i 3 punti. 3 punti li abbiamo ottenuti e oggi ci godiamo questa partita e da domani inizieremo a pensare alla prima. La sostituzione di Maisto, una sostituzione tecnica? È stata una sostituzione tecnica, perché sia Maisto che Quadri non riuscivano a prendere il centrocampista basso. L'unico che aveva le caratteristiche che è un combattente è un Lore, quello che rientrava dalla copertura del difensore centrale. Da quando ha inserito lui, lo fa una scelta tra i due, ha scelto Maisto e ho messo Lore. Come è entrato Lore, sei stato bravo a non fargli fare più quel gioco lì che facevano i 5 minuti. Probabilmente in attesa che arrivi Benedetti, che sia disponibile Benedetti, probabilmente sarà un giocatore che potrebbe dare qualcosa in più. Benedetti è già disponibile per venerdì. Ora c'è una settimana per mettersi a disposizione, cercare di capire il prima possibile come muoversi gli schemi, e credo che con Benedetti, che poi con rientro anche di Borghetti, credo che saremo belli ripetitivi. Mi parla di rientri di Borghetti, in effetti dietro si è vista qualche difficoltà da parte di qualche uomo, probabilmente la C1 è un campionato un po' più difficile rispetto alla C2. No, perché anche se c'era Borghetti può darsi che superavamo così, può darsi di no. Borghetti è un giocatore che ha esperienza e ha più partite alle spalle. Dietro chi sono di gente esperto non vuol dire che chi gioca non è esperto. Io, come ho già detto, faccio giocare sempre chi merita. Per il momento i 3 che ha giocatore meritano, quindi Borghetti sta facendo bene. Mi auguro che mi possa mettere in difficoltà per venerdì per poter fare qualche altra scelta, come sia giusto. Mister, in questa fase forse il vantaggio del Catanzaro è quello di essere squadra già da un anno, di avere dei meccanismi già rodati rispetto a tante altre squadre costruite via via. Sì, noi siamo da un anno che la maggior parte stiamo assieme, però è la mentalità del Catanzaro è quella di non mollare mai, di cercare di fare gol e cercare sempre, come ho detto, la vittoria. Oggi sono del parere che se c'era un'altra squadra, a 7 minuti alla fine sul 3-3 sicuramente si sarebbe accontentato di non perdere e neanche di andare lì su un calcio piazzato a saltare in 6. Noi su un calcio piazzato siamo andati a saltare in 6, quindi vuol dire che credevamo a questa vittoria e alla fine l'abbiamo inventata. Chiarito con l'arbitro alla fine? No, con l'arbitro chiarito nulla di che, perché abbiamo solo semplicemente detto una testata e di fermare il gioco, però
il regolamento impone che su, se uno non è un tecnico tira sulle braccia, ho chiarito, non scriverà nulla di offensivo nei suoi confronti e va bene, ci sta. Un nuovo coach anche per quanto riguarda il rapporto con gli altri, mi sta pensando di vedere. Il rapporto con gli altri è normale, no, oggi abbiamo vinto e siamo tutti contenti, però se io devo andare ad analizzare la partita non è che sono tanto contento, però va bene così. Un'ultima domanda, lei diceva prima che diciamo, al di là poi dei gol e del gioco espresso c'è una differenza nella categoria, ma lei potrebbe optare comunque per un modulo diverso o come l'anno scorso diciamo, il 3-4-3 diciamo, è il credo di questo Catanzaro? Il Catanzaro non è il 3-4-3 o 3-4-2, come ho già detto, in base a chi andremo ad affrontare si cambierà anche modulo, non è detto che, che possiamo giocare solo 3-4-3. Ci sono partite che andremo a giocare con 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, non lo so. Noi abbiamo lavorato in ritiro per diversi modi. Ora, in base all'avversario che andremo ad affrontare, giocheremo. Di sicuro questo è un modulo che paga per gli attaccanti e finché le cose andranno bene giocheremo così. Grazie.